Buona Pasqua. Gli auguri di Pasqua sono forse i più semplici, ma sono anche i più importanti. Spesso quando uno dice Buona Pasqua, forse non sa nemmeno che cosa sta augurando in effetti. Oggi, facendo gli auguri a voi, amici che mi ascoltate, vorrei sottolineare che cosa io intendo per Pasqua. Innanzitutto, Pasqua richiama la rinascita, la vita. Pensate alla natura, dopo l'inverno sembra che sia tutto morto, riprende a vivere. E allora vedi i fiori, poi diventeranno frutti, poi ritornerà l'autunno, ritornerà l'inverno, ma ritornerà Pasqua. A Pasqua la vita rinasce. E se questo vale per la natura, vale anche per ciascuno di noi. Qualsiasi sia la condizione nella quale ci troviamo, sappiamo che la vita riprende. Puoi essere caduto nel baratro più profondo, ma puoi rinascere, ti riprendi. La vita costantemente è una ripresa. Pasqua è ripresa di vita. E allora, se riprendi a vivere, nasce la speranza. Pasqua è il giorno della speranza, perché qualche giorno prima, il Venerdì Santo, c'è stata la grande disperazione. La morte di Gesù sembra veramente la vittoria del male. Dio muore, ucciso, così sembra, dalla cattiveria umana, dal potere del male. Ma invece poi è solo una vittoria apparente, perché nella notte di Pasqua la luce irrompe e spezza le tenebre e riprende la vita, riprende la speranza. Quindi non c'è condizione che possa dirsi non c'è più niente da fare. No, c'è sempre qualcosa. La speranza non muore, la speranza vive sempre. E se c'è la vita che riprende, se c'è la speranza che si riaccende costantemente, allora puoi anche essere coraggioso nel costruire la pace. Cioè impegnarti perché il mondo sia migliore, impegnarti perché la tua vita cambi, perché tu possa aiutare gli altri. E l'unico modo per costruire la pace è diventare uomo, donna di pace. Allora concludo augurando che ciascuno di voi sia uomo o donna di pace. Gesù, apparendo agli apostoli, li saluta con questa parola, per 3 volte, Shalom, pace, pace, pace. Pace nel cuore, perché possa essere pace il messaggio che trasmetti con i tuoi occhi. Pace intorno a te, perché tu possa costruire un mondo più sicuro, dove ognuno si senta accolto e amato per quello che è. Pace nella nostra società. Gesù è il vincitore dell'odio, della violenza, è il trionfatore della pace. Questi sono i miei auguri di Pasqua, che vi trasmetto con una benedizione particolare e con un abbraccio per tutti voi, soprattutto per chi è in difficoltà, per chi soffre, per chi è triste, per chi soffre a causa del terremoto, e un po' tutti ne soffriamo ancora. Ma Gesù è risorto, e allora alleluia. Il grido dell'alleluia è l'eco profonda della pace nel cuore di ciascuno di noi. Buona Pasqua.